Il Covid-19, seppur in maniera ristretta, non ha bloccato il rito sacro dell'inginocchiamento del bue di San Zopito a Loreto a Prutino. L'antica tradizione, datata 1711, non ha visto purtroppo quest'anno la folla delle grandi occasioni, ma per volontà dell'amministrazione comunale è stata ugualmente riproposta. Il 2020, però, oltre al Covid-19, sarà un anno da ricordare. Infatti questo è stato il primo San Zopito anche per Galante di Belvedere, il nuovo bue che dopo aver percorso alcune vie del centro storico si è inginocchiato per la prima volta davanti alla statua del santo patrono di Loreto a Prutino. Le parole del sindaco Gabriele Starinieri, il quale commenta così l'evento simbolico di quest'anno. Dal punto di vista simbolico è stato un momento molto importante in cui i loretesi, con la sfilata del bue, la benedizione del bue in chiesa dopo la messa, hanno mantenuto quella che è la tradizione da oltre 300 anni. Quindi ecco, un po' di pazienza, non c'è stata la festa civile, però almeno le tradizioni, anche come auspicio di una buona salute della fine di questa pandemia. Ecco, un ricordo soprattutto per quelle persone che non ci sono più. Sì, per loro e per i loro familiari che un lutto tremendo perché non hanno potuto nemmeno partecipare ai funerali.